This episode of Never Too Small is sponsored by Kamikoto Knives. The apartment is located on the penultimate and last floor of the Bourgeois building in the 18th district of Paris, near the Place Pigalle and the Grande Carrière district. The building was built in 1880. It has always been an apartment building. Smetterà di prendere per il culo i francesi. When I first came to the apartment, it was an uninhabited. Bello il cesso di fronte alla porta d'ingresso. With pretty good structure and framework. We created a feature burgundy wall with shelves made out of birch wood, and we added some storage space underneath. Storage. We installed a contemporary ethanol fireplace and a TV corner as well. Arranged. Ma se il bidet sta nella stanza invisibile, siamo in Francia, per loro il bidet è superfluo. Si mette a guardare spesso video di ristrutturazioni. Allora, seguo questo canale che si chiama Never Too Small, in cui appunto fanno vedere mini case appena ristrutturate, come sono state approcciate. Sì, sto archetto è praticamente tipo, appena muore un tuo parente, hai già lo spazio per fargli un mini altarino. Bedroom. La nicchia della Madonnina, proprio quello. The walk-in shower is separated by a partition that incorporates the beams of the original frame. Sì, ma io voglio capire perché i nuovi architetti non mettono un vetro nel vano doccia. Perché? Che questa è la cosa più facile per far diffondere l'acqua nel resto del bagno, aumentare l'umidità e cazzi vari. Questo è stato fatto visita da un mio amico in Francia e neanche lui avevano il box della doccia. Ma io non capisco perché. Cioè, è la cosa più sbagliata. Cioè, ti fa diffondere tutti quanti i liquidi per il bagno. No, tutti mettono le cose per tirare l'acqua in mezzo. Cioè, sì, molti mettono le cose per tirare l'acqua in mezzo al bagno. Ma comunque per me è un'idea di merda. Tu hai acqua per tutto il bagno. Puoi uscire dal bagno e ti porti l'acqua nel resto della casa. Non lo so, per me è un'idea da deficiente.